Bentornati, benvenuti sul mio canale YouTube, sono Tufo Mix e quest'oggi siamo con la nuova linea FWA Vodafone. Abbiamo fatto uno speed check della linea e ci dà un buon 90 mega in download e 40/50 in upload. Il ping varia dai 20 ai 35, direi che possiamo giocare tranquillamente. L'unico problema, ragazzi, è il NAT che ovviamente ce lo dà. Qua ho perso una partita malamente prima mentre facevo delle prove e il NAT dicevo che ce lo dà a 3 e non a 2. Per cambiarlo e portarlo a 2 ho aperto tutte le porte possibili e immaginarie, però purtroppo ho letto in giro che per la linea FWA bisogna ti danno l'IP privato. Questo purtroppo consente che non ti fa collegare con altri utenti o perlomeno non ti fa collegare con tutti gli altri utenti, ma con una piccola parte. Prima ho fatto due partite e mi ha connesso addirittura con quattro tacche, come andavamo con Fastweb, quindi diciamo che meglio di così, 5 tacche non le abbiamo mai avute. E quindi, ragazzi, funziona. Magari non troverò tanti player con cui giocare, ma se ne trovo uno o due, mi accontento e facciamo due partite. Nel frattempo, provvederò subito a richiedere a Vodafone di cambiarmi l'IP privato con uno pubblico. Ho letto che non costa niente, è una procedura che possono fare tranquillamente, non hanno spese, quindi spero che me lo faccio di più e trovare i contatti per Vodafone, perché ogni volta che chiami 190 ti fanno domande assurde che non sai rispondere. Vabbè, comunque, ragazzi, eccoci qua. Grazie a tutti quanti per essere qua nel mio canale. Ringraziamo tutti coloro che si iscrivono, tutti coloro che lasciano un like, tutti coloro che lasciano un commento. Importantissimo il commento per capire cosa vi piace del mio canale e cosa non vi piace, cosa vi piace di me e cosa non vi piace. Comunque ringrazio tutti, anche quelli che passano solamente un secondo di sfuggita, vedono e vanno via, ma io ringrazio tutti quanti perché fa piacere anche solo avere un minimo di visibilità su YouTube, che è un mondo immenso e noi siamo piccoli, piccoli, piccoli. Un salutone particolare ai nostri amici, Alessandro Gamer, che porta sul suo canale anche lui eFootball, oltre a tutte le simulazioni di calcio che troviamo in giro per PlayStation 5. Un salutone a Eburnio, che invece porta giochi di ruolo, fantasy, picchiaduro, giochi d'azione, mobile e così via. E anche un salutone al Lupo del Tubo, che invece porta tutto quello che riguarda i motori, motori con volante, motori con pedaliera, motori, giochi di corse di auto, camion, pullman, insomma tutto quello che riguarda i motori. E ultimamente ha preso anche il VR2, quindi lo vedete sicuramente con alcuni giochi in VR2. E quindi mi raccomando, ragazzi, sono tre simpatici amici youtuber, mi raccomando, andate a trovarli perché sono in gamba. A questo punto, ragazzi, entriamo nel campionato di football perché io voglio andare un po' avanti. Eravamo arrivati praticamente in divisione 7 e adesso cominciamo. Ci vogliono 3 vittorie per la promozione, 2 vittorie per restare. Vediamo subito la formazione, c'è quella buonina, vediamo un attimino se abbiamo in qualche giocatore magari di valutazione più forte. Vediamo un po' che abbiamo A, B, E. Ah, ragazzi, una cosa. Non ho preso, ho fatto una sfida non online, quella con la IA, quindi contro il computer, diciamo, e l'ho finita e ho preso l'accordo buio, quindi direi di andarcelo a prendere tranquillamente. L'ho aspettato per prenderlo insieme a voi per vedere un po' che cosa ci capitava nei giocatori di marzo, della settimana di marzo, quindi diciamo che sono quelli che sono stati in risalto in questi giorni. Allora, andiamoci subito e vediamo chi ci capita se la fortuna ci arride. Chi abbiamo qua? Abbiamo Osimhen, vedo, abbiamo anche giocatori attaccanti molto forti, Keane. Abbiamo anche Holland, dai, vediamo subito. Allora, intanto noi però siamo di qua, quindi non abbiamo questi, che non se ne può fregare di meno, ma abbiamo questi di qua. Quello gratis, il giro è qua, ragazzi, però c'è un Messi. Vediamo chi c'è. Abbiamo un Messi, un Casemiro, un Foden, un Leao, un Firpo, un Romero, un Candreva.
un Candreva, un Thiago Volpi, Moffi, Ito. Beh, dai, giriamo, vediamo cosa ci capita. Tanto non ci costa niente, l'abbiamo vinto, quindi quello che viene, ragazzi, viene. Facciamo un giro velocissimo, rapido, senza pagare niente, ovviamente. E vediamo, Francia, ragazzi, 4 stelle, quindi già abbiamo capito che non è un top player. E chi sarà, Igo? No, Moppi, il famosissimo Moppi, giocatore dalle capacità altalenanti, gioca bene e gioca male, quindi sono altalenanti, ma non lo conosco proprio, ragazzi, non so chi sia, dove gioca. Comunque gioca in Francia, sì, va bene, è una punta opportunista, già a 90, c'ha già una bella A, ragazzi, non è, non si può a proprietà di livello, non si può far crescere perché è già 90 così com'è. Comunque è alto 1,88, 89 kg, è una bestia questa, ragazzi, questa è una bestia. Va bene, andiamo subito a fare quello che volevamo fare in precedenza, ovvero una partitella in divisione. Andiamo subito, la squadra ormai mi sa che l'abbiamo, ma per sicurezza vediamo chi possiamo andare a cambiare. No, teniamo quella che abbiamo, non se ne frega niente. Dai, andiamo con la partita, ragazzi, perché non sapevo neanche se troviamo un avversario che, con cui giocare. Quindi io partirei così, aspetterei qualche minutino, nel frattempo magari metto in pausa se non arriva subito un avversario e vediamo se ce lo trova in tempi brevi. Facciamo così, ragazzi, pausiamo e ci vediamo dopo la pausini. Ragazzi, siamo restati sotto di un minuto e mezzo, neanche un minuto, sì, quindi ho trovato l'avversario, vediamo subito un 4 tacche. Porta complessiva più o meno di noi, Fenerbahce, squadra olandese, cos'è olandese? Vediamo intanto l'avversario, vediamo le maglie come sono. Allora, vabbè, lui ce l'ha blu scura, quindi magari per cambiare gliela mettiamo gialla. Così si riconosce bene e non ci sbagliamo. Ok, andiamo avanti. Giochiamo noi in casa, ragazzi. Donnarumma, Beckenbauer, Bastoni, Cancelo, Hernandez, Fabinho, Barella, Mestissala, Neymar e Mbappé. Vediamo se sono tutti in formissima. Oddio, Messi, Neymar sono in straforma, ragazzi. Anche Hernandez. Tutti gli altri sono messi abbastanza bene. Direi che sono tutti in forma. L'unico che è normale è Cancelo. Va benissimo. Il nostro avversario come ce la gioca? Non ho visto il nostro avversario come se la gioca. Diamo una partita velocissima. Mbappé a 2 punti davanti, Messi dietro, Ronaldinho, Lampard dietro, 4 difensori e un mediano, ragazzi. In porta siamo Nana, è attaccabile, ma andiamo subito a giocare la partita e vediamo. Il nostro avversario sta ancora facendo qualche mostra, vi ricordo che siamo in divisione 7, sono Tuffo Mix, sul mio canale YouTube, mi raccomando, ragazzi, quest'oggi portiamo un episodio, un appuntamento con il football, ma portiamo anche, sapete, Howard Legacy, portiamo Fernbus, Costazio Simulator, insomma 3-4 giochetti, tutti completamente diversi l'uno dall'altro, simulazione, guida, calcio e magia. Quindi, ragazzi, avete da che scegliere. Ne porteremo presumibilmente 2 giochetti al giorno, quindi cerchiamo di non lasciano da adesso in poi il tempo che trovano e il momento delle partite che contano. Si scende sul rettangolo di gioco e come sempre alla fine sarà il campo a parlare. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Neymar! Ok, va bene così. Vai subito su lungo. Risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Madonna, e non è fallo questo. Pallone lungo in verticale. Neymar. Sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. E passa! C'è spazio per calciare! Attenzione, può avanzare e tirare! Ok, angolo per noi. Cerchiamo di toccarla, ragazzi, che tutto è possibile.
torna ad approfittare di questo corner. Vediamo. Va di testa. Di nuovo lui. Madonna, che errore che ha fatto! Ma chi è stato il Pirla che l'ha messa? No, vediamo, ragazzi. Non ha inquadrato lo specchio della porta, eh? Christensen. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Nesta. La spalla. Cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Va alla ricerca di un compagno davanti. Barella. Bravo. Provano a partire in velocità. Mohamed Salah. Molto bravo. E cerca la profondità. Supera il diretto avversario. Cerca il cross in mezzo. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. La spalla, il calcio. Punizione. Questo è anche da ammonire. Ragazzi, questo è da ammonire. Decide di calmarlo con un discorsetto. Ok. Dai, che sta andando bene. Non vedo lag, ragazzi. Non vedo lag. Non vedo grossi problemi, la linea sta mantenendosi bene, non vedo grossi problemi. Non impensierisce la difesa. Urca! Viene sbilanciato dalla difesa. Madonna, mi ha fregato. Dunque punizione. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Madonna. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. No! Ci prova con un pallone profondo. Madonna, ragazzi, è uscita, meno male. Siamo riusciti a bloccare questa azione, ma l'ho vista abbastanza pericolosa. Togliamo l'attacca e vediamo di passarcene in là. Non hanno perso tempo per recuperare palla. E trova bene il compagno. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Pallone interessante in verticale. Se ne va. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di... Vai, cacchio, grande! Messi, vai! Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Grande il Messi! Peccato che la palla sia uscita. E il loro secondo corner del match. Ancora zero per gli avversari. Ah, il portiere che l'ha presa, bravissimo. Dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Gio Cancelo. C'è Messi. Ha spazio per Neymar. Bella parata. Ok, grande. Molto bene, grande, bravissimo. Porta, porta, ragazzi, cerchiamo di giocarcela bene. Giochiamocela bene, un tirotto, un pipotto. Dai. Merda, parte il contropiede questi. Tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Mi sa che è fuori gioco. Supera il diretto avversario. C'è il tiro. Fuori gioco? Non è fuori gioco? No. Non sbaglia l'appuntamento con la rete. Ecco cosa succede a lasciare spazio. No, c'è il nostro che lo dietro, è da dietro. Buono, buono. Va bene, ragazzi, abbiamo preso un gol. E il risultato si sblocca 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Palla filtrante per Messi.
Ronaldinho. C'è ancora un po' di tempo prima dell'intervallo. Possono ancora trovare il pareggio. Prova a darla profonda. Occasione da rete. Bravo, mi ha fregato, 2-0. Siamo fatti, prendere. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Siamo fatti prendere dall'emozione, ragazzi. Abbiamo preso un altro gol. 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Ma cos'è? C'è l'opportunità per il contropiede. È in ottima posizione. Messi. Occasione per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Il quarto uomo Messi. Indica 2 minuti di recupero. Palla filtrata per Neymar. Neymar! Va bene, Neymar l'ha messo fuori, ragazzi, poteva andare dentro, non ce l'ha fatta, niente ragazzi, abbiamo due gol come polli e a questo punto o prendono meglio la mira o il mister deve obbligarli a cambiare strategia. Che rischio si è preso con questo pallone? Va bene, l'ha messa via. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui. Ragazzi, abbiamo tenuto il campo per 35 minuti e poi abbiamo preso due gol allo scadere del primo tempo. Vabbè ragazzi, cerchiamo di impegnarci un po' di più. 3 tiri in porta a testa, avete visto, 5 in totale per noi, 2 parate su e una nostra. Stiamo giocando alla pari, ma siamo sotto di 2-0, ma sono cose che capitano nelle migliori famiglie anche della nostra, quindi cerchiamo di valutare. Oh, qui c'è partito, secondi 45 minuti. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Arbitro. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Hanno ottenuto il fallo laterale. Fabinho. Errore qui, pallone sprecato. Madonna. Salah. Messi, opportunità di ripartire. La gioca a sinistra. Qui può partire il contropiede. Messi. Ci prova con un pallone profondo. Intervento decisivo. Messi. Questa è punizione. Buona costruzione. Messi. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Mbappé riceve la palla. Palla in avanti verso il compagno. Cercano l'azione veloce. Tocco preciso. Mohamed Salah la mette in avanti. Neymar riceve il passaggio. Palla filtrante per Salah. Punizione. L'affluenza di quest'oggi è di 70.987. La gioca in profondità. Il pallone per Neymar. Vediamo se può capire. Può provare. Madonna! Grandissimo parata. Grande, grande. Si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. I tiri li facciamo, ragazzi, ma non vanno dentro. Però i tiri li facciamo. Quindi vuol dire che, insomma, non era panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Un cambio che renderà sicuramente la gara più interessante, Luca. È bello vederlo finalmente in campo. Chissà Fabio come ha preso la sua esclusione dai titolari. Lo fa, aspetta fino alla fine questo, bravo, Cerca l'uomo là davanti. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Messi. Ronaldinho, autore di un assist oggi.
ecco un'occasione di contropiede. Messi conquista palla in zona pericolo. Mbappé non si passa, si libera della palla. Madonna, complicazioni. C'è Messi, qui può partire il contropiede, pallone interessante in verticale. Una buona idea, ma ha impattato male il pallone. Ho sbagliato. Ronaldinho. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La dà indietro per evitare grane. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Provano a partire in velocità. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ma dai, ma che cazzo è per la... Ma che cos'è Neymar? Ma che cazzo fa? Il pollo di Neymar! Abbiamo un pollo qua, non abbiamo ne... Ale, fuori gioco, grande! Vai così! Davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Intervento. Guarda, che cazzo di culo! Messi. Bravissimo. Lampard sceglie di andare per vie verticali. Palla intercettata. Errore qui, pallone sprecato. Ma va anche di partita, culo perché questo qua, Lampard vede lo scatto e cerca la profondità. Fuori gioco. È fuori gioco per lui. Abbiamo chiesto un cambio, vediamo se ce lo fanno il cambio adesso, ma ormai siamo già avanti in due ore e ormai manca poco la fine, anche se cambiamo adesso. In 8 minuti non è che possiamo fare poi chissà cosa, E Messi è stracotto a sorpresa, ragazzi, l'avete visto anche voi. Che Messi è stracotto. Non è che possiamo fare i miracoli. Facciamo così e vediamo cosa va, però ormai siamo alla fine e non c'è più niente da dire alla partita. Non c'è molto da dire alla partita. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Grande parata di Onana. Hanno già riconquistato palla. La butta dentro. Il portiere allontana il pericolo. Cinque minuti ancora sul cronometro. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Errore qui, pallone sprecato. Mbappé. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Allontana il pallone. João Cancelo. Ecco Lewandowski. Madonna, ma tutti i culi. Messi. C'è l'opportunità per il contropiede. Ma dai. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Occasione per il contropiede. Si fa avanti in territorio nemico. L'arbitro finita, ragazzi, va bene, è andata così, abbiamo perso, ma dai, siamo ancora in rodaggio, diciamo così, siamo ancora in rodaggio, quindi adesso vediamo di farne un'altra subito al volo, perché sono passati 24 minuti, ce ne sta magari un'altra al volo veloce e vediamo di che finisce questo rodaggio. Comunque, ragazzi, tu comincia a tenermi compagnia. Anche perdendo non manca l'allegria, non manca la simpatia e l'allegria. Purtroppo si perde e i punti non arrivano. Vediamo adesso subito di vedere un altro avversario. 2-0, ragazzi, anche meritato. Sì, magari qualche bella azione l'abbiamo fatta anche noi. I suoi gol sono venuti anche un po' a fortuna. Adesso vediamo se c'è qualcosa di diverso. Intanto vedo che gli avversari, anche con la 3, me li trovo. Non so se è questione di fortuna o di buco di fortuna o di sedere. Non lo so. Adesso facciamo così. Mettiamo un secondo in pausa. Contiamo 3 minuti. Ah, niente. Senza mettere in pausa. Trovato l'avversario. Sembra più difficile in realtà, ragazzi. Giochiamo anche con la 3. Non so se
lo vedo 3 e in realtà non è 3, non capisco. Perché io ho aperto tutte le porte, potrebbe anche essere che in realtà mi figura una 3, ma avendo aperto tutte le porte, non lo so ragazzi, dicono che non potevi giocare con una 3 con altri giocatori, in realtà sto giocando. È già la quarta partita consecutiva nel giro di poco, perché non ho dovuto aspettare tanto, il massimo un minuto e mezzo, non di più, quindi vabbè, Roma ragazzi contro la Patatinka, vediamo subito le formazioni, come siamo messi, vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa. No, sono tutti abbastanza tosti, belli, baffuti. E adesso facciamo così, andiamo avanti e il nostro avversario è già pronto. Roma, mi sembra la maglia della Roma, non ho visto il nome, non ho visto neanche la divisione ragazzi, comunque immagino che sia come noi un divisione 7. Ok, giriamoci un po' sulla sedia per fare carburare i motori, le gambe che si stanno scaldando, cerchiamo di divertirci anche quest'oggi con questa partitontola. Ok, Roma, proprio la Roma ragazzi, quindi ci siamo, giochi in casa lui. I cori vanno avanti già da un po', ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento e forse anche un po' della sofferenza nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo. E se lui sbaglia io il gol lo faccio, non lo so raga, se lui sbaglia così io non è che aspetto e gioco a pallavolo o sto qua a pettinare le bambole, noi cerchiamo di andare avanti, Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Qui è stato bravissimo, una performance da goleador, la palla sembrava incollata ai suoi piedi, non riuscivano a levargliela. Mi ha fatto fallo, Ah, l'ho messa fuori io. Ero l'accio male. Dai, 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 cerchiamo di stare attenti qua. Gioca una palla lunga. Mbappé la mette sulla sinistra. Pallone interessante in verticale. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Mbappé. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Madonna. Tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Ok, palla mia. La vestata non è fortissima, forse riusciamo a finalmente a fare qualcosa di positivo, Traversone verso il centro. Salta e colpisce. Ah, Mbappé, ragazzi, di pochissimo Mbappé. Peccato, dai, forza ragazzi, questa forse riusciamo a vincere qualcuno anche noi. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Ho sbagliato. Il passaggio inguardabile, che peccato. Cercano un'azione veloce e passa. Passaggio fantastico, a spazio per il tiro. Neymar non si Neymar! Neymar l'ha sbagliato, ragazzi, dai, forza. Un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Hernandez la gioca a sinistra, il pallone per Neymar. Supera il diretto avversario. Non ce l'ho fatta crossare, va bene. Intervento difensivo. Bravissimo lui. Tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire. Mbappé! Madonna, Mbappé ha tirato da lontanissimo, ragazzi. Ha tentato il tiro da lontano, Mbappé. Ma forse avrebbe fatto meglio a servire i compagni. È
Ecco un'occasione di contropiede. Non riesce a questo è fallo, Pallone nello spazio. Prova la parata di Donnarumma. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. La conclusione. Vai. Ci è andato molto. Cerchiamo di non farci fregare troppo, Spostano il baricentro sull'altra fascia. Messi riceve in ottima posizione. Si avvicina alla porta. Pronto al tiro. Ah, peccato. Salah la mette fuori. Salam. Salam Elek. Sfondato centralmente. Vediamo. Mia. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ha provato a metterla al centro, ma con scarsi risultati. Messi. Qui può partire il contropiede. Occhio, può andare. E ora un duello tra lui e il portiere. Salah! E vai! Così! Questa volta Salah non ha sbagliato. Salah Melek. E vai, 2-0. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante. E vai. Salah. Forza brutta. Non so vestaglio, non schippaci, dai, via. La Spal può gestire un comodo vantaggio di due reti. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Ammonito questo cattivone qua, stoico, ragazzi. Non puoi mica giocare così, stoico, Stoico. Hernandez. Tiro. Teo! Che cazzo fai, Teo? Vabbè ragazzi, 2-0, cerchiamo di... Peccato. Madonna! Errore qui, pallone sprecato. Pallone lungo, in verticale. Ennesima palla recuperata. Palla persa, gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Palla filtrata per Neymar. Mbappé, può andare alla conclusione. Hanno già riconquistato palla, la gioca in profondità. Va alla ricerca di un compagno davanti. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Opportunità di ripartire. Mohamed Salah ha spazio per affondare. Ah, quasi. E questo è un passaggio. Pure Mbappé gliela mette nella taccoccia. Vai così, saluto il pubblico. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Niente risultato ragazzi, facciamo le poco risultati che non è bello quando l'avversario perde 3-0. Ma siamo solo nel primo tempo, Allo scadere del primo tempo. Oggi non si ferma più. 3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro dottino. Provano a partire in velocità. Sono finito il primo tempo. 5 minuti, squadre negli... E vai così ragazzi. Questa partita sicuramente è meglio di quell'altra. L'avversario non è forte. Avete visto che non è forte per niente. Noi siamo una medio porta scarso. Però 4 tiri ragazzi, 4 gol. Tiri porte, 8 totali. L'avversario è pronto. E siamo pronti anche noi per questa seconda parte della partita. La Spal ha le mani sulla partita dopo 45 minuti intensi e 3 gol in dote con cui iniziare la seconda frazione. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. João Cancelo prova a spingere sulla corsia di destra. Errore, pallone sprecato. Fabinho. Hernandez. Un'altra azione in copertura.
Mohamed Salah si fa vedere per ricevere. Fuori, è troppo lungo il lancio. Il lancio è un po' lungo, ragazzi. Ho sbagliato le misure del lancio, ma tentiamo sempre di rimanere abbastanza sul pezzo. Può provare. Madonna! Che golloso! Che golloso di Neymar! Lo voglio rivedere! Il golloso di Neymar va rivisto, ragazzi! Il golloso di Neymar non si può, non si può, no, non si può, non si può! Che golloso, ragazzi! Nel 90 mi sa che ha skippato. La messaggio mi sa che non gioca più, ragazzi. No, gioca ancora, bravo, bravo. Mi fa piacere che continuino a giocare anche. Gran prova di forza, palla recuperata. Mbappé sceglie di andare per vie verticali. Se ne va Neymar. Beh, Neymar gliela mette in bocca al portiere. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Cos'era? Fuori gioco? No, fai vedere. E cazzo di rientro. L'arbitro questa volta ha ragione, non diamo colpe all'arbitro. Il Pirla ha ragione, può capitare che anche l'arbitro a volte abbia ragione. E questa volta ce l'ha avuta, eh. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Neymar. Bravo. Oh. C'è Messi. Salah. Non è fallo? Messi allarga il gioco con palloni a sinistra e passa Neymar. Che fa Neymar? Tutto da solo, l'avversario. L'avversario non c'è. Mi sa che il portiere dell'avversario ha skippato, eh. Ha quittato? No, cosa fa? Ha quittato. Va bene, ragazzi, comunque era meritata, perché non c'è niente da dire, con 4-0 era meritata. Mistero latente, Federico probabilmente ci saluta, Fede 1-3, e ci lascia vincere questa partita. Tuffo Mix è contento, è felice, perché ne ha persa una ma ne ha vinta una, e siamo a 3 punti, ce ne mancano 6 per passare in divisione 6. 6x6, 36, non c'entra niente, ma mi piaceva dire così. A questo punto niente, vediamo di andare avanti, per il quale l'avversario ha quittato, quindi noi adesso dovremmo avere la vittoria facile 3-0, anche se in realtà era 4-0. Vediamo se ci dà il gol in più o se non ce lo dà, perché lo meritavamo, e io qua sono qua per... Vediamo, hai vinto, va bene. L'avversario è uscito, ci dà i premiezzi. Vediamo cosa ci ha messo la partita. Ci ha lasciato il 4-0 perché era più del 3-0. Bravo, 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 bravo. Ragazzi, a questo punto il Tuffo Mix vi saluta, vi ringrazio per essere rimasti qua in compagnia, vi ricordo che se volete lasciare un'iscrizione, un like, lo potete fare. Un like è semplicissimo, basta cliccare sul ditone che trovate da qualche parte nel mio canale. Se poi volete fare un commento è importantissimo per aiutarmi a capire quello che vi piace. Se non siete ancora iscritti, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, l'iscrizione non costa nulla, gratis, indolore, non fa male, veloce. E poi se volete anche attivare la campanellina, se siete avvisati ogni volta ci sarà un nuovo video sul mio canale, un nuovo contenuto, un nuovo video, un nuovo gioco, insomma. A questo punto basta, Tuffo Mix vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio, che potrebbe essere di Fordola, potrebbe essere di che ne so, di Costruzione Simulator, il maghetto Petronio Potter, insomma, tutto questo su questo canale di Tuffo Mix. Ciao ragazzi, alla prossima.